amici dei viaggi del mondo. Vi mostriamo il percorso per arrivare da Piazza Vanvitelli fino a San Martino, dove c'è il belvedere di San Martino, il Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino. Andiamo, iniziamo da qui. Andiamo. Dove qui c'è anche la fermata della metropolitana, linea 1 Vanvitelli, potete anche scendere qui con la metropolitana. E magari ecco, se venite da Piazza Garibaldi, dall'università, insomma, potete scendere lì. Non è possibile arrivare con la metropolitana a San Martino, quindi dovete per forza scendere a Vanvitelli e arrivare fino a San Martino a piedi, attraverso le scale che ora vi facciamo vedere. Ecco. Ci sono anche le scale mobili. Amici, adesso ci troviamo qui su Via Scarlatti, dobbiamo girare a destra, ecco, vedete, una targa, e andiamo sempre dritto su questa direzione. Continuiamo ad andare sempre dritto. Ecco qua. Amici, vi stiamo facendo vedere questo percorso perché in tanti ci avete chiesto come arrivare a San Martino da Piazza Vanvitelli. E adesso noi per voi stiamo andando a San Martino per farvi vedere come ci si arriva da Piazza Vanvitelli. Ecco, qui potete anche prendere le scale mobili, così non fate tutte le scalinate a piedi. Esatto. Saliamo. Ecco qua. Ecco, continuiamo sempre dritto. Dobbiamo salire queste altre rampe di scale. Prendiamo le scale. Ecco. Quel cane quanto è grande, mamma mia. È gigantesco, enorme. Vi ci arrivati qua, dovete andare verso quella direzione. Qui c'è anche la funicolare Montesanto. Amici, stiamo andando da questa direzione, andiamo sempre dritto qui. Questo percorso che stiamo facendo ve l'abbiamo fatto vedere a termine del video della pedamentina, ma adesso noi ve lo rifacciamo vedere perché ce l'avete chiesto. Andiamo su questa direzione. Questa via che stiamo percorrendo si chiama via Edoardo Dal Bono. Ecco, questa è tutta via Edoardo Dal Bono, vedete? Dobbiamo andare sempre dritto per poi girare a destra. Come sono belli questi palazzi qui. Siamo andati da questa direzione, questa è via Edoardo Dal Bono. Girate poi a destra, ecco, e andate sempre dritto su questa direzione. Amici, noi quindi abbiamo girato a destra, siamo andati sempre dritto su questa strada. Questa è via Tito Angelini. E non abbiamo fatto altro che andare sempre dritto. Infatti già riuscite a vedere, non so se riuscite a vedere in lontananza, si vede già il bellissimo panorama che regala la veduta di San Martino su Napoli. Il bellissimo belvedere di San Martino. Esatto. Questo invece è l'ingresso per il Castel Sant'Elmo. Ecco qua, questo è l'ingresso per il Castel Sant'Elmo. Qui si entra per andare a visitare il Castel Sant'Elmo. Ecco, vi faccio vedere. Si entra qui dentro, ecco qua, bellissimo, ecco qua, ti fanno i biglietti, si entra, ecco. Di fronte c'è pure questo ristorante che affaccia proprio sul panorama di Napoli. San Martino, bellissimo, guarda. Mamma mia. Ora vi mostriamo anche dove si prendono le scale della pedamentina per scendere sul corso Vittorio Emanuele. Esatto, guardate qui che bel panorama, mamma mia. Bellissimo. Guardate quanto è grande la chiesa Santa Chiara. Ecco, questo è il Castel Sant'Elmo. Eccolo qua. Andiamo verso questa direzione. Qui si scendono le scale per arrivare fino a Corso Vittorio Emanuele. Ecco qua. Si scende tutto qui giù come stanno scendendo le persone. Qui guardate come si vede bene da qui, spacca Napoli, guarda. È vero. Da qui come si vede spacca Napoli. Ecco amici, invece se volete andare a visitare la Certosa di San Martino, l'ingresso è questo. Adesso è chiuso, vedete? Questo è l'ingresso. Questo è il bellissimo belvedere di San Martino. Ecco qua. Veramente bello. Guardate qui, mamma mia. Bella, bella proprio. Vedete come si vede bene la salita per la pedamentina? Adesso stanno aggiustando la strada e quindi si arriva fino a giù, come vi ho detto l'altra volta. Si arriva fino a Corso Vittorio Emanuele, ma se scendete ancora arrivate fino a Spacca Napoli, ecco. Fino laggiù. Ecco. Quel lungo rettilineo che divide in due il centro storico di Napoli.
appunto Spacca Napoli. Vostra richiesta. Vi abbiamo mostrato il percorso per arrivare da Piazza Vanvitelli a San Martino. Esatto. Speriamo che vi sia d'aiuto questo video per quando verrete a Napoli. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici. Ciao.